La tecnologia si evolve sempre di più, proprio come noi esseri umani. Lira. E oggi andremo a vedere quanto davvero è cambiata in ambito robot. Perché anche se siamo seduti sul divano a guardare la TV, la scienza sta creando macchine che potrebbero sconvolgervi mentalmente. E fisicamente, se si ribellassero, speriamo di no. Prima di cominciare, fate un piccolo giro su Instagram per qualche meme divertente e partiamo! Formiche. Quali sono gli esseri viventi sul pianeta più collaborativi che lavorano in gruppo per realizzare un obiettivo? No beh, non il mio vecchio gruppo di studio, maledetti, mi ricorderò di voi. Bensì le formiche, e proprio a loro si sono ispirati i ricercatori dell'azienda tedesca Festo. Grazie alla telecamera e al sensore davanti riescono a mappare una zona e memorizzarla ed evitare gli ostacoli. Sono lunghe circa 13 cm. Eh sì, non tanto formiche, ma per tutto il resto hanno le stesse caratteristiche. Quando una comincia a eseguire un lavoro, un'altra nelle vicinanze si avvicina per darle una mano. Il tutto viene eseguito da delle pinze resistentissime che possono afferrare moltissimi tipi di appigli. La loro batteria dura circa 40 minuti di lavoro e prima che si consumi del tutto calcolano il tempo necessario per raggiungere la stazione di ricarica più vicina. E si ricaricano da sole, assurdo, e lo fanno appoggiando semplicemente la loro antenna su dei tubicini piccolini. Ne voglio uno per Natale. MIRO è l'acronimo per Marine Intelligence Robot e sono delle macchine biomimetiche, cioè che si mimetizzano nell'acqua, create da una compagnia sudcoreana chiamata AIRO. Le loro caratteristiche sono semplici, rappresentano dei pesci, posseggono sensori davanti nella parte della testa per evitare ostacoli e trovare la direzione giusta. Hanno poi delle luci che si adattano al tipo di ambiente in cui si trovano. È una coda in grado di rilevare la temperatura, addirittura possono andare a 50 metri di profondità, mentre un normale essere umano come me affogherebbe tranquillamente nella vasca da bagno. Ok, forse sono l'unico. Per adesso sono esposti in un acquario per essere mostrati ai turisti, visto che a quanto pare riescono a nuotare addirittura con gli squali del posto, senza nemmeno farsi mangiare, confondendosi al 100%. In futuro si sta pensando di aumentare il più possibile il range di profondità raggiungibile, per fare nuove scoperte assurde, tipo Città di Atlantide, chi lo sa? Farfalle. Ah, che minuscoli esserini carini. Beh, almeno finché non vediamo questo. Non è una farfalla, eppure ce lo fa credere provando a spaventarci la notte. Ma a parte le mie eterne battaglie con le falene, parliamo adesso di questi incredibili robot chiamati Emotion Butterflies e potrebbero essere scambiate per vere farfalle se volassero accanto a voi. Pesano circa 33 grammi con un'apertura alare di 50 cm. Beh sì, forse capireste che c'è qualcosa che non va in loro se vi volassero sopra la testa dei cosi del genere così grossi. Al massimo pensando siano mutanti, ma vabbè. Riescono a volare in una stanza senza sbattere l'uno contro l'altra grazie a un sistema di telecamere e sensori. Il problema è che possono stare in aria per 4 minuti, ma sono veramente stupendi da guardare. Non sono in vendita per ora perché installare delle telecamere infrarossi in una stanza per riuscire a controllarle è veramente costoso e ingombrante. Robot canguro. Alla base di questo robot canguro c'è un meccanismo di ripercussioni. In poche parole, utilizza la forza di un salto precedente per caricare il prossimo. Così facendo può continuare su una linea quasi infinita di salti senza mai fermarsi, o almeno è l'intenzione nel lungo periodo. Per adesso non è così avanzato come si possa pensare. Questo animale robot pesa 7 kg ed è alto 1 metro. Può compiere salti con una lunghezza massima di 80 cm e 40 in altezza. Un piccoletto per adesso. La parte forse più bella è il fatto che sia controllato da un bracciale speciale che legge i segnali provenienti proprio da un movimento del braccio. Se volete fargli fare qualcosa basterà utilizzare semplici gesti o indicare. Davvero spettacolare, spero un giorno sia messo in vendita. Boston Dynamics. Sicuramente i loro robot sono spettacolari. Volendo potrebbero creare un esercito e conquistare il mondo questi ricercatori, ma sono brave persone per nostra fortuna. Ne abbiamo visti tantissimi, ma il più famoso è quello a quattro zampe, che negli ultimi anni ha subito tantissimi cambiamenti. Il primo modello era stato pensato per utilizzi militari, ma piano piano le cose sono cambiate, perché all'inizio era troppo primitivo come strumento per l'esercito, e dopo un po' di tempo si è finalmente riusciti a costruire qualcosa di degno, ma che non entrerà nei campi di battaglia.
Questa specie di cane pieno di circuiti riesce a correre a una velocità di 45 km orari, battendo qualunque record per un robot. Oggi è in grado di camminare insieme a qualunque essere umano, nascondersi o addirittura portare un drink nel caso sia necessario. Può pure buttare la spazzatura o fare i piatti. Un vero casalingo con piena carica può lavorare per 90 minuti, pure tagliando l'erba e intrattenendo il proprio padrone. Tutto questo è possibile grazie a sensori speciali e costosi installati un po' ovunque, e a un processore che riesce a elaborare richieste complesse in pochi secondi. Nell'ultima versione del software riesce a salire le scale meglio di tante altre persone. E a quanto pare adesso è anche in vendita questo giocattolino. Squali robot. Cosa è più spaventoso di uno squalo? Esatto, uno squalo robot lungo 1,5 metri e pesante 45 kg. È talmente simile ai pesci reali che utilizza la sua coda per controllare i movimenti e andare avanti. È difficilissimo distinguerlo da qualunque altro squalo normale. Può nuotare ovunque e immergersi fino a 100 metri di profondità, ma sfortunatamente non sarà utilizzato per ricerche marine, bensì per scopi militari. Potrebbe essere in grado di attaccare una nave nemica in modo silenzioso e impossibile da rilevare con i radar, grazie a speciali sensori di camuffamento, ma oltre a ciò può riparare intere navi e sabotare mine o sistemi elettrici. Robot da cucina. Ok, finalmente abbiamo finito con gli animali, stavolta parliamo di un robot che può cucinare e in futuro potrebbe pure diventare il vostro preferito. Un robot in grado di fare diversi cibi e riordinare tutto alla fine senza che dobbiate muovere un muscolo, il sogno di chiunque. Utilizza due braccia in grado di afferrare qualunque tipo di utensile da cucina, imitando le stesse movenze degli esseri umani. Alla presentazione ufficiale aveva cucinato delle zuppe per un po' di persone impiegando solo 30 minuti, mentre un essere umano ne avrebbe impiegato forse anche di più. La cosa più bella è che basterà utilizzare il proprio smartphone per cercare le ricette su internet e fargliele memorizzare. Nella versione finale alla fine sarà una vera e propria cucina con il frigorifero incorporato e una zona dove tenere tutto il necessario. Quindi non venderanno solo la struttura delle braccia. Una cosa curiosa è che per non spaventare le persone si è deciso di rallentare la velocità di taglio con il coltello, perché a quanto pare è davvero inquietante vedere un robot avere armi in mano, i film insegnano. Ragno robot. Voglio subito dirvi che questo robot è stato creato con una stampante 3D. Il motore principale è collegato alle zampe del ragnetto e permette di fargli fare movimenti fluidi e quindi inquietanti come quelli di un ragno vero. Ovviamente ha dei sensori e una telecamera in grado di riconoscere gli ostacoli, ma per ora si utilizza un telecomando per comandarlo. Serpente robot. Questo serpente meccanico è stato ideato per compiere riparazioni e controlli sott'acqua su qualunque cosa ne abbia bisogno. Magari piscine o barche o quello che volete, basta sia sott'acqua e quindi un modo per risparmiare sui costi di veicoli enormi che servono a fare gli stessi lavori, ma più dispendiosi, che spesso richiedono anche un essere umano a bordo che potrebbe quindi rischiare inutilmente la sua vita. Può entrare facilmente anche in punti che qualunque altro robot farebbe fatica a raggiungere, come piccole fessure. Sembra possa servire anche a prendere informazioni sulla temperatura dell'acqua, il livello di inquinamento e tanti altri fattori importanti che servono appunto ai manutentori per fare il loro lavoro. Speriamo un giorno venga migliorato per l'utilizzo di tutti i giorni, perché per ora è soltanto un prototipo e come tale ha moltissimi problemi da risolvere. Honda Asimo. Asimo è un robot androide progettato dall'azienda giapponese Honda. È stato progettato per essere un assistente perfetto che si muove con te. Può eseguire quasi qualunque ordine e fare tutto quello che fa un essere umano, tipo correre o stringere la mano, e addirittura ricordarsi le persone già incontrate prima. Beh, in questo è meglio di tanti esseri umani. Potreste dirgli di muoversi e verrebbe di corsa da voi, potreste fare discorsi complessi anche sulla vita e vi risponderebbe in modo più umano di un Google Home o Alexa. Una cosa forse inquietante è che è in grado di trovare qualunque informazione ci sia su di voi online, specialmente quelle sulle star, ed elaborare tutto in base alle preferenze rilevate sui social. Sì, tipo stalker, può anche fare i lavori di casa, come pulire, ordinare, interagire con più persone alla volta e tanto altro. L'unico piccolo problema è che hanno smesso di produrlo prima ancora che andasse in vendita, cioè tra decine di anni. Non ho capito bene il perché, ma la sua tecnologia verrà utilizzata in futuro per creare qualcosa di ancora più incredibile e rivoluzionario. Così tante persone, specialmente anziane, potranno avere degli aiuti e dei sostegni senza chiamare un essere umano che fa il badante. Sarà un bene o no? Che dite? Con questo concludiamo. Che dire, a me piace vedere lo sviluppo tecnologico nel mondo, spero solo non ci renda troppo pigri.
Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce e orario diversissimo.